Mi chiamo Elena Borghi, vengo, allora sono nata e vissuta a Bologna, però da 20 anni abito sulle colline tra Bologna e Firenze. Mandando la panoramica, mi hanno detto come era possibile fare il lavoro. E così ho preso l'appuntamento. Dopo poi invece sono stata molto veloce, perché ho visto tutto, diciamo, maggio così, e quando è stato giugno ero qua il 20 di giugno. L'impressione è stata di un'assoluta tecnologia avanzata che non avevo mai visto in questi ambulatori che avevo. Allora erano dove adesso ci sono gli uffici delle manager, no? Erano lì e si vedevano tutti questi ragazzi con questi computer, eccetera, dove si vedeva che facevano. Per cui ho detto, ma guarda, parlando anche con altre persone, dice, qua questo policlinico è sicuramente ha un'elevata, diciamo, possibilità di poter comunque dare dei risultati sicuramente interessanti, ecco, per cui cioè, mi è piaciuto tutto, la disponibilità, io ho scelto di fare l'anestesia totale perché ho tolto tutti i denti, potevo tenerne 6, però ho pensato che, visto che la mia età è insomma un pochino, non mi vergogno a dirlo, ho 74 anni, per cui ho detto, se fra 3-4 anni questi denti davanti tenuti mi danno dei problemi, dopo devo rifare. E allora ho detto, senti, finiamo tutto, e sono stata, cioè, benissimo, l'intervento è andato benissimo, tutti gli esami fatti prima, per cui una grande attenzione per tutto quello che era la sicurezza, che fosse andasse tutto bene, per cui io sono stata contenta. Dopo ho messo i provvisori, che ho tenuto più del previsto perché c'è stato il discorso della guerra, per cui anziché 8 mesi avevo l'appuntamento in marzo e sono venuta adesso. E io posso solamente dire, andate in Moldavia al policlinico del dottor Palmas, perché per me è stato. C'ho un'altra bocca, c'ho un altro sorriso, sto bene, mastico bene, perché anche lì una cosa, no, non è che non puoi mangiare, proprio non te la senti, perché cominci a mangiare di qua e se mangi sempre di qua ti viene male di qua, poi mastichi di qua e dopo neanche, poi cominci a fare tipo coniglio. Allora è una situazione che non ti permette più neanche di vivere bene, poi vai a mangiare fuori, cioè, è una situazione che è tutto collegato, ecco, non ti fa vivere la vita come potresti, capito? Io, insomma, adesso guarda, ho mandato un selfie, che per altre cose mi so fare anche malissimo, però hanno detto, oh, ma che bocca meravigliosa, bene, adesso chissà cosa farai. Ho detto, prima di tutto devo essere nei confronti dei miei clienti dell'agriturismo, devo essere, Il cioè, massimo. in forma, perché insomma. La prima vista è chiaro che devo fare i piatti buoni, però anche una bella presenza è importante, questa qui è così. Per cui con moltissimi l'avevo detto, e infatti ho messo nel sito, ho messo la cosa che mi prendevo una pausa senza specificare, ma in molti sanno che sarà così, per cui infatti mi sono arrivati dei messaggi, ah Elena, non vediamo l'ora di vederti con la bocca nuova, così. E io sono contenta. Sì, io sono proprio contenta. Devo dire, infatti mio figlio fa, non vedo l'ora di vederti. E dico, sono proprio contenta. Sono contenta di andare a casa perché chiaramente devo riaprire l'agriturismo, fare tante cose, però sono contenta. Non posso dire, cioè, meno, perché sono. Cioè, mi guardo, mi vedo bene, sto bene e sono a posto. Con Saresina, in camera. Saritina.